Salve, buongiorno, mi chiamo Giuseppe Montella, sono il navigatore dell'imbarcazione Scunizza. Scunizza è un Nautilus Marine di 38 piedi, progettato da Maurizio Cossutti. A bordo, come elettronica, noi utilizziamo sistema Deckman e sistema ESA. In cosa ci aiuta questo sistema ESA? Sostanzialmente, attraverso questo scatolino, lui acquisisce tutti i dati della barca, della strumentazione. Con una serie di algoritmi implementati proprio dall'ESA Software, ci aiuta moltissimo a determinare le polari della barca, sia in tempo reale, mentre siamo per mare sul nostro device, che può essere un iPhone, un iPod piuttosto che un iPad, sia successivamente come analisi dati ci permette la costruzione di grafici, di curve e quindi di confrontare. Il sistema ESA che vantaggio ha rispetto ad altri sistemi che forse sono più sofisticati e più approfonditi? L'immediatezza e la semplicità. Perché con altri sistemi, io sono un ingegnere, quindi un pochettino conosco quello che riguarda l'acquisizione dati e quant'altro, e riesco a utilizzare vari sistemi e trovarne pregi e difetti. Col sistema ESA effettivamente chiunque può ricavare dei dati, il piccolo problema, ma questo comune a tutti, è che ovviamente questi dati saranno affidabili quanto più è tarata la strumentazione, perché se la strumentazione non è tarata, qualsiasi dato è un dato finto, non è un dato vero. E il grosso problema proprio delle analisi date e delle calibrazioni di tutti gli strumenti e la ricerca del valore vero, che sia poi costante durante la vita della barca. Che cosa ci permette di fare ESA sostanzialmente? Nel modo in cui lo usiamo noi. Noi, in base all'assetto della barca, abbiamo un set di polari. Qualche volta facciamo delle sperimentazioni, una vela diversa, una regolazione diversa. Ci costruiamo il set di polari base, ci costruiamo il set di polari con l'assetto nuovo. Li andiamo a confrontare guardando le curve e se sappiamo se abbiamo fatto un lavoro migliorativo o un lavoro peggiorativo. Questo proprio con ESA ci consente di fare un lavoro velocissimo anche la sera quando siamo tornati in banchina.